consueto appuntamento settimanale con Tg Salute. In nostra compagnia oggi il dottor Stefano De Decillà, direttore del reparto di oculistica dell'ospedale Maggiore di Novara. Buongiorno dottor Cillà e grazie per essere eh, qui con noi a parlare di temi importantissimi perché oggi cercheremo di affrontare eh, due temi legati a delle patologie che sono eh, riguardanti il, il nostri, i nostri occhi come il distacco della retina e la cataratta. Quanti eh, di voi ne soffrono e hanno sentito parlare, direi di partire subito con la cataratta che è uno degli argomenti principali che coinvolgono milioni di italiani, soprattutto in età avanzata. È vero che soprattutto in età avanzata, oppure sfatiamo questo mito? No, la cataratta colpisce prevalentemente l'età senile, infatti due persone su tre sono colpite sopra i 70 anni, addirittura tutti i pazienti sopra gli 80. Non è solo eh, la cataratta senile, è quella a cui facciamo riferimento quando parliamo di cataratta, ma c'è anche la, la patologia può colpire anche l'età pediatrica e anche la, la non senilità, insomma ci sono delle condizioni come il diabete, la miopia elevata, che possono insomma, produrre la patologia in età ben più precoci della senile. dei sintomi facilmente identificabili? Allora diciamo che nelle fasi iniziali eh, ci sono dei prodromi che possono insomma condurre dall'oculista come la visione di aloni attorno alle sorgenti luminose, la difficoltà della percezione dei colori, la difficoltà della visione notturna, poi ovviamente la cataratta progredendo produce il calo visivo che è quello che poi porta tutti eh, dall'oculista. Ecco, fondamentale mh, non fare insomma, azioni fai da te. Oggi su, eh, su internet davvero si legge di tutto e di più, magari si prendono delle gocce che possono peggiorare le situazioni, perché ci scriveva un telespettatore che eh, ha utilizzato dei metodi fai da te complicando poi la sua situazione. Allora, qualsiasi cosa... Eh che si eh, può fare non guarisce dalla cataratta se non la chirurgia. Quindi direi al consigliere al paziente di astenersi da qualsiasi procedura fai da te, insomma di recarsi se ha uno dei sintomi che ho elencato dall'oculista per far far diagnosi eventuale dal... Ci sperimenti. sono eh, dei um, sintomi, appunto, che ci ha elencato adesso il dottor De Cilla, che sono assolutamente eh, da non sottovalutare. Perché se si trascinano, quali sono le complicanze a cui si va incontro? Allora, la cataratta di per sé è la prima causa di cecità in quei paesi in cui non può essere operata. Ed è la seconda causa dice città nei paesi in cui può essere operata quindi insomma non ci si scappa la cataratta se evolve porta a riduzione inevitabile dell'acuità visiva detto questo non, se non in alcuni casi la cataratta non è mai un'urgenza perché ha un'evoluzione lenta e progressiva le uniche due condizioni che eh, non devono far procrastinare l'intervento chirurgico sono condizioni cliniche, in quanto può avere, eh, la cataratta può, evolvendo, eh, far rischiare al paziente un attacco di glaucoma, così come anche eh, fatti uveitici che vanno risolti con l'intervento, quello sì in urgenza. L'intervento è un intervento di tipo tradizionale o con tecniche d'avanguardia rispetto al passato? Allora, c'è un uh, l'avvento del laser uh, nella chirurgia della cataratta ha fatto sì che molti uh, oculisti stiano uh, portando avanti questa, uh, questa metodica. Ritengo tuttavia che eh, la riproducibilità eh, e eh, l'efficacia della chirurgia tradizionale allo stato attuale non sia da considerare meno della tecnica laser. La tecnica laser si sì, assicura una maggiore standardizzazione di alcuni passaggi però ad oggi non è dimostrata la superiorità della strategia laser rispetto alla tecnica tradizionale ad ultrasound. Lei cosa preferisce? L'intervento in chirurgia tradizionale è un intervento che in mani di un chirurgo medio ha una bassissima probabilità di complicanze, si effettua in anestesia topica, solo con le gocce e nel 97% rende il paziente felice, quindi diciamo che eh, la tecnica ad oggi utilizzata e eh, di maggior impatto in tutti i reparti di oculistica è la tecnica tradizionale di chirurgia con ultrasuoni. E la tech, allora, quindi lei mh, mi sembra di capire che mh, opta per la, per la seconda, insomma, per quella più innovativa? Che tempi mm, hanno intanto? No, di... no, mm, no. Mm, mi sono probabilmente espresso male. Nulla da togliere alla standardizzazione che il laser permette ah, okay. in alcuni passaggi della terapia chirurgica. Mm. Ma essendo nelle mani di un chirurgo, la eh, chirurgia della cataratta così standardizzata mm -hmm. per l'elevata ripetitività del gesto, si è arrivati a, una, a livelli eh, così elevati di performance che attualmente la tecnica chirurgica con ultrasuoni, che è quella mm -hmm. diffusa ovunque ed utilizzata oggi, è ancora diciamo, il riferimento. La tempistica, quanto dura un intervento di, di cataratta, come ci si deve preparare, viene che, che tipo di anestesia viene fatta e quali sono i tempi di recupero. Allora, al paziente viene dato un collirio antibiotico nei giorni precedenti da instillare, questa è una profilassi per le infezioni nel postoperatorio, viene fatto un eh, pre-ricovero con eh, delle indagini atte a garantire la salute o le eventuali alterazioni eh, sistemiche del paziente, dopodiché si fa un esame preliminare per decidere il tipo di lentina da inserire perché in base cambia da paziente a paziente il valore in potere di diotrie da inserire eh, nell'occhio del paziente, dopodiché il giorno dell'intervento il paziente entrerà in sala operatoria, l'intervento in media dura una decina di minuti e eh, successivamente all'intervento il paziente dovrà fare una terapia con colliri per circa 15 giorni dopo l'intervento fino a un mese in alcuni casi. E questo, eh, se I tempi di recupero poi sono definitivi, Cioè, bisogna fare dei controlli. Eh, saltuari, allora, come tutti gli interventi, eh, ha delle eh, complicanze anche a lungo termine la cataratta, infatti, se il distacco faccio un esempio: se il distacco di retina nella popolazione non è sottoposta ad intervento di cataratta, colpisce un paziente su 10.000 negli operati di cataratta colpisce l'13%, 3%. Per cui abbiamo. Un fattore di rischio, questo è un esempio. Comunque deve portare il paziente operato di cataratta a sottoporsi annualmente a dei controlli, se sintomatico, ovviamente nell'immediato. Cambiamo adesso argomento e parliamo del distacco della retina, altra patologia di cui sentiamo spesso parlare. Allora, di che cosa si tratta? Che cos'è il distacco della retina? Allora, il distacco della retina avviene quando la retina, che è un tessuto intraoculare, si distacca dal sottostante tessuto che si chiama coroide, che è un tessuto spugnoso vascolare che nutre la retina. Perché si distacca la retina? Perché si formano nella maggior parte dei casi si distacca la retina perché si formano delle rotture di questo tessuto e il liquido che è presente all'interno dell'occhio contenuto in un gel che si chiama vitreo, tende ad infilarsi proprio al di sotto della retina staccandola. Nelle fasi iniziali, quando lei dirà perché si formano queste rotture, è un fatto interno all'occhio. Tutti i pazienti chiedono: ma cosa avrei dovuto fare, cosa avrei dovuto mangiare? No, il distacco della retina. Non c'entra niente con la, con la pressione, con... No, il distacco della retina, se non traumatico, se non conseguente patologia oculare, è solo relativo a un processo di liquefazione vitreale. Cioè è un gel che c'è nell'occhio e quando nasciamo è compatto, questo gel si disgrega, si liquefa, perde la sua originale struttura. Ma ha un fattore ereditario questa perdita? o...? Ma diciamo che c'è una certa familiarità nell'avere questi problemi, questo tipo di problemi. Questo vitreo disgregandosi si scolla dalla retina. Questo non è il distacco di retina, ma è un distacco di vitreo che accade in un'altissima percentuale di casi sopra i 60 anni. Ovviamente, non determinando patologie in tutti i casi. Ma in una piccola, piccolissima percentuale di questi può, in aree in cui il vitro è adeso tenacemente alla retina, staccandosi, tirarla e creare le rotture. È pericoloso? Allora, è ovviamente molto pericoloso il distacco della retina, perché se eh, la terapia è ovviamente chirurgica, se si arriva al distacco di retina. Quello che può fare il paziente quando avverte dei sintomi, mm. che possono essere abbastanza caratteristici... Eh? Che sono, così intanto da casa ce li appuntiamo... Allora, eh. la visione, ad esempio, adesso allarmo la metà di chi eh. ci ascolta, la visione di mosche volanti, in tanti l'abbiamo, però questo vuol solo dire che il vitreo si sta disgregando. Però non c'entra nulla col distacco di retina, è un... Un aumento improvviso di queste mosche volanti, la visione di una ragnatela, ma soprattutto la visione di flash luminosi, deve portare il paziente a, una, a effettuare una visita oculistica. Perché ragnatela, mosche volante, le mosche volanti individuano la disgregazione del vitreo, mentre i lampi sono la manifestazione visiva di un'attrazione meccanica che il vitro esercita sulla retina. Mm. Per cui quando ci sono questi due sintomi non è detto che ci sia ancora né rottura né distacco di retina, ma che qualcosa sta modificandosi. Quello è il momento giusto per sottoporsi a una visita oculistica. E si individua immediatamente attraverso la visita oculistica o la bisogna fare degli o... esami speciali? No, la visita oculistica ci può dire se sì presenza di rotture, no presenza di rotture, se sì presenza di rotture con distacco di retina o senza distacco di retina. Se, ci sono, se non ci sono rotture si dà al paziente un controllo, in genere dopo 15 giorni, un mese, per vedere che questo processo che si sta instaurando non ne determina a distanza delle rotture. Mentre se ci sono delle rotture senza distacco di retina, ma sintomatiche, vanno trattate profilatticamente col laser, che crea una specie di barriera in modo tale che il liquido non scolli la retina adiacente. Se invece l'oculista vede rotture e distacco di retina, l'unica terapia in questi casi è solo e esclusivamente chirurgica. In questo caso qual è il tipo di intervento chirurgico che viene effettuato? Sempre le stesse domande, quindi la tipologia di anestesia, il fastidio che poi viene provato da, dal paziente e insomma, la tempistica anche di, di recupero. Allora, qua dipende un po' dalla tipologia del paziente, mentre per la cataratta l'intervento dura poco e eh, è sopportabile dal paziente la posizione anche assunta durante l'intervento, che è quella supina, sotto un telino. Per questo tipo di interventi c'è il paziente che eh, tollera di stare un'oretta, un'oretta e mezza in posizione, quindi si può pensare a un'anestesia locale, non più in gocce, ma locale, cioè peribulbare, ma se il paziente eh, è un po' ansioso, è meglio insomma affrontarla in anestesia generale. No, per rispondere all'altra domanda non c'è un solo tipo di intervento chirurgico ma in base al tipo di distacco di retina, in base alla localizzazione, eh, se confinata o estesa, in base al numero di rotture e in base alla disposizione di queste rotture all'interno dell'occhio, il chirurgo può scegliere tra un tipo di chirurgia e un altro, cioè tra una chirurgia episclerale, cioè dall'esterno, in cui si avvicina al tessuto sottostante alla retina scollata e quindi alla rottura, andando ad eliminare quindi dall'esterno la trazione interna dell'occhio, oppure attraverso una chirurgia endovitreale in cui si asporta quel gel che si chiama vitro di cui parlavamo prima e si appiana la retina dall'interno, andando poi a trattare nel primo caso in genere con il congelamento delle rotture, nel secondo caso in genere con il laser trattamento. Una volta che eh, si è effettuata la, la tipologia di, eh, di interventistica chirurgica scelta, eh, il distacco della retina si risolve per sempre o c'è la possibilità che bisogna ripetere l'operazione in una seconda fase? Allora, i distacchi eh, di retina hanno una probabilità di successo anatomico con un singolo intervento tra l'80-90% dei casi, se mettiamo dentro quelli tra quelli estremamente complessi a quelli eh, medio semplici, e eh, con due procedure anche del 95% dei casi. È ovvio che bisogna distinguere il successo anatomico da quello funzionale. Noi possiamo avere una retina aderente che funziona poco o una retina aderente che funziona benissimo. Dipende molto eh, da quanto questo liquido ha interessato l'area centrale della retina nel momento del distacco. Cioè la sofferenza della retina centrale, che è quella, per capirci, che ci dà la possibilità di distinguere come separati i due punti e quindi ci dà la capacità visiva. Hm? Se quella è staccata avrà una prognosi peggiore rispetto a un distacco di retina che interessa solo la periferia. Ecco, ci sono dei pazienti che sempre eh, scrivendoci magari in trasmissione lamentano eh, comunque un recupero difficile e fastidioso post-operatorio. Nel distacco per, di retina? Sì, questo perché? Quali sono gli accorgimenti da usare? C'è cioè, un adattamento dell'occhio diverso in un primo momento rispetto a prima? Allora, partiamo dal presupposto che un occhio non operato di distacco di retina produce una cecità assoluta e fa instaurare dei meccanismi all'occhio non operato che possono produrre anche un dolore incompatibile con la vita. Ora, noi stiamo intervenendo in questo tipo di situazione. Ripeto, la chirurgia episclerale viene effettuata con l'impianto di eh, materiale in silicone che rimane al di sotto dello spazio congiuntivale, quindi è ovvio che ci vogliono a volte mesi perché la sintomatologia eh, anche diciamo questo discomfort oculare possa regredire. Nella chirurgia endovitreale il discomfort momentaneo è inferiore, però la chirurgia endovitriale nel distacco di retina da rottura retinica, cosiddetto regmatogeno, è abbastanza confinata. E quindi insomma, possiamo. Stare tranquilli. Io ringrazio il dottor Stefano De Cilla per essere stato nostro ospite. Se volete avere ulteriori informazioni, scriveteci all'indirizzo che vedete in grafica in questo momento, che è TG Salute, via Diomi 1-45-20090, Sago Milano. Ci si vede la settimana prossima con TG Salute. e Grazie ancora al dottor De Cilla per essere stato con noi.